scorso la doppietta torneo e Coppa Davis, quest'anno un challenger che per la seconda volta è arrivata a 100.000 dollari di montepremi, non da poco, dicono uno dei migliori challenger, forse il migliore in Italia, e soprattutto dedicato all'immagine di un grande imprenditore, Giorgio Messina, che proprio al tennis in generale, allo sport, ma al tennis in particolare, ha dedicato attenzione con quella voglia di dedicarla soprattutto ai giovani. Ecco, questo è uno dei motivi, delle leve che vi Beh, spingono. una grande persona, l'ingegnere Messina, Giorgio, un uomo d'eccellenza, quindi onore alla famiglia che in sua memoria ha fatto questo, quindi lo merita lui e come si può prevedere, un imprenditore della forza del gruppo Messina ha fatto una cosa, l'ha fatta molto bene. Quindi ben venga che ci siano questi grandi imprenditori che investono sulla città anche nello sport, perché anche qua ne abbiamo una ricaduta a tutti i livelli e quindi anche d'immagine per la città stessa, perché questo che loro fanno ha un eco che va oltre gioco, non si ferma a livello zonale o a livello regionale, se ne parla anche in altre regioni, quindi insomma è una cosa già di dimensioni importanti quello che loro hanno fatto, ma non avevo dubbi perché sono molto bravi e quindi hanno fatto le cose per bene, e anche tutto il contorno che c'è dallo stesso ingegnere Guerra che tu hai nominato e da altri, insomma, completano l'operato degli organizzatori, La ecco. cosa importante che mi sembra sia importante sottolineare è che nelle difficoltà oggettive, poi Genova però è una città che quando insomma ci si mette esprime delle eccellenze. Questo è un torneo che dicono i supervisor, i giudici che arrivano da tutto il mondo, gli stessi atleti, alcuni che sono arrivati dall'US Open, è un torneo proprio anche nelle collateralità, organizzato veramente in modo strepitoso. Forse ci si imbatte in talmente tante difficoltà che si diventa molto bravi, no? Questa è una mia chiave di lettura, Sì, che quindi è un non ho modo per dubbio dare che le merito. difficoltà ci siano, quindi devono venire fuori tutte quelle energie sufficienti a fare le cose bene, quindi devi, o sei capace o è bene non farle, ecco. Grazie a Mario Giacomazzi, Grazie a speriamo di voi, averti qui grazie. ancora in una prossima occasione. Ah, grazie Ci fermiamo 30 secondi, rimanete con noi, terza e ultima parte di Liguria Sport Magazine, ancora tantissimi argomenti in scaletta. Terza parte di Liguria Sport Magazine, ancora insieme per parlare di grandi eventi. Iniziamo anche a proiettarci sul prossimo weekend. E allora, attenzione perché in Liguria ci sarà nuovamente un appuntamento da non perdere con il canottaggio a sedile fisso. Parliamo dei tricolori di Gozzi che si svolgeranno in un ambiente davvero straordinario, in uno scenario di grande qualità a Paraggi con l'organizzazione della San Giorgio Portofino, di cui abbiamo il presidente in collegamento telefonico. Buonasera, Walter Giovannini. Buonasera a voi. Allora, qui con noi Marco Callai e quindi ovviamente passo a lui il remo perché chi meglio di lui può inquadrare questo ennesimo importante appuntamento che la Federazione ha, tra virgolette, portato alla nostra regione, o che meglio, la nostra regione ancora una volta si è Certamente. assunta l'onere di organizzare. Marco. È un settembre assolutamente d'oro per il canottaggio a sedile fisso, dai tricolori Laliana ed Elba di Corigena di Vergiate ai tricolori di Gozzo Nazionale, davvero non poteva esserci scenario migliore di Paraggi. Walter Giovannini, a che punto siamo con l'organizzazione? Con l'organizzazione siamo, diciamo, quasi pronti, aspettiamo venerdì mattina l'arrivo dei gozzi da posizionare nella spiaggia, eccetera, eccetera. Speriamo che il tempo ci dia una mano perché le previsioni non sono al massimo delle aspettative, via. Il Qual è il programma della 2 giorni? programma dei 2 giorni sono sabato mattina cominceranno le batterie fino al pomeriggio per i recuperi. Poi andiamo verso le 6, 6 e mezza sul molo a Portofino con tutti i gozzi, l'alzaremi, saluto la bandiera con personalità, eccetera, per poi trasferirci di nuovo a posizionare i gozzi a Paraggi e andare al covo di Nord-Est per le 21 e fare questo gran gala dei campionati italiani. E poi domenica mattina ci saranno le semifinali, poi le finali e la premiazione in piazzetta verso credo le 13, le 14, secondo un po' gli orari se slitteranno o no. Marco. E poi ovviamente, insomma, ci sono anche grandi aspettative per te, Walter, per il tuo equipaggio che nella categoria senior promette di fare faville.
Speriamo, Marco, perché sai, gli altri equipaggi sono tutti agguerriti, quelli che arrivano, sono tutti i migliori equipaggi, quindi dovremo confrontarci con tutti i migliori armi, diciamo, delle società più forti. L'avversario che più temi, Padulella? Padulella, perché non ci siamo mai incontrati quest'anno e sai benissimo che l'anno scorso abbiamo fatto un secondo posto, e quindi quest'anno cercheremo di metterci la prua davanti. Vabbè, noi comunque non scopriamo le carte, andiamo a vedere come saremo sabato e domenica, Marco. Ricordiamo soltanto i nomi, i componenti del tuo equipaggio. Certo, allora Matteo Giovannini, Paolo Giovannini, Alessandro Polo e Walter Bozzo, timonati dalla Martina Viacava. Benissimo, facciamo un grandissimo in bocca al lupo a questi ragazzi, a tutti i partecipanti di questa edizione 2010 dei Tricolori di Gozzo Nazionale, che sarà sicuramente una grande edizione. Ora vediamo di mandare anche una mail a certo. Chi sovraintende per avere le condizioni meteo ideali. Buon lavoro a Walter Giovannini e a tutta Grazie. La San Giorgio Portofino. Grazie a voi, buona Grazie. Serata. Ovviamente lunedì prossimo vi daremo conto con le immagini, le sensazioni, le emozioni di questo importante appuntamento in una delle altre discipline, abbiamo parlato prima di pallanuoto, di grande tradizione per la nostra regione Liguria. Vorrei a questo punto tornare al tennis, le emozioni di Fabio Fognini che abbiamo sentito nel corso della premiazione a caldo, appena ha conquistato il suo secondo successo nel Genoa Open Challenger. Fognini che insieme al suo avversario, amico, battuto in finale Potito Starace, oggi è partito per la Svezia, dove la nostra nazionale cercherà nel playoff di conquistare la promozione nella Serie A proprio della Coppa Davis, quella che l'anno scorso giocammo qui contro Sua Maestà Roger Federer, persa ovviamente contro la Svizzera. Non sarà facile neppure in Svezia sul terreno veloce, ma insomma ci arriverà un Fognini in un momento di grande forma. Sentiamo. Questo dunque Fabio Fognini. Marco, abbiamo visto anche il siparietto con Potito Starace, direi molto, molto simpatici, è stato un sigillo su una bella edizione tra due amici che in campo hanno comunque regalato scambi sicuramente di eccellenza. Si potrà dire di tutto della nazionale di tennis, ma non che non si parla di atleti simpatici, sicuramente una bella finale tra questi due atleti, tra queste due eccellenze del tennis nazionale.